approfittiamo della buona serata che hai avuto, fare i rulli con la maglia iridata e la medaglia d'oro. Ma che sapore ha? Ma ha veramente un bel sapore. Non sono un amante dei rulli, ma penso che stasera starei così tutto il tempo. No, a parte scherzi, sono contentissima. Devo ringraziare le altre ragazze, tutto lo staff, Marco, Diego, ma sono veramente tutti. E niente, ora cerchiamo di riposare poi e di far bene le prossime gare. Senti, parliamo un po' a questo punto anche di tecnica. Com'è stata la gara? Siamo partite molto forti, comunque sapevamo che gli inglesi erano difficili da battere perché anche nel primo turno avevamo fatto un grande tempo, però io non sono mai stata molto preoccupata, ho cercato di guardare solo il tablet e andare a tutta senza preoccuparmi di loro e alla fine ce l'abbiamo fatta. Qual è stato in questo torneo il momento più complicato? Abbiamo visto che prima nel pomeriggio, ad esempio, Chiara Consoni non era contenta della sua prova, avete dovuto un po' rincuorarla. Sì, era un po' agitata perché magari si è fatta un po' condizionare dal tablet, ma veramente nel primo turno avevamo una tattica ben precisa, ovvero di stare su quei tempi là e magari aprire alla fine se ce ne fosse stato bisogno. Abbiamo comunque corso una prova lineare, quindi era già andata bene, più che altro eravamo un po' nervose per le due false, che non si è capito bene se fossero false davvero o no, c'è stato qualche problema con i giudici che ci tenevano su, però dai, alla fine è andato tutto per il meglio. Cosa è successo in quelle false partenze? Cioè, ha creato tensione quel momento? Sì, molto, perché comunque poi sai che non puoi più sbagliare e io già ho sempre dei problemi con la partenza, sapere di dover partire anche un po' dopo per non essere squalificate ha creato qualche problemino, però dai, niente di troppo brutto. Cosa diciamo? Cioè, siete proprio un gruppo fantastico, cosa diciamo di questo gruppo? Sì, siamo un gruppo fantastico, abbiamo visto poi che c'era la sua anche Rachele, oggi abbiamo sentito anche Letizia, Silvia, insomma siamo tutte molto unite, quindi dai, speriamo di continuare così anche nei prossimi anni. La concorrenza è altissima. Sì, veramente, sono state corse delle prove a altissimi livelli, dei tempi veramente fantastici, dobbiamo solo rimboccarci le maniche e continuare così, ma è un punto di partenza. Senti, ma quante maglie iridate oramai vuoi arrivare a questo punto? È più possibile, già che ci siamo, intanto mi godo questa che è speciale. Complimenti, grazie. Faccela vedere, questa medaglia d'oro.